Ciao a tutti ragazzi, da Cora019, bentornati a Pokémon Curiosity. Come sapete, è una rubrica dedicata alle stranezze e alle curiosità dei Pokémon. Qui da Cora e dal Tiro dei Sistemi, eccolo qua. Adesso non ho tempo di pensarlo lì, comunque sapete che c'è sempre. Oggi parliamo degli animali nel mondo di Pokémon. Siamo nel sito Pokémon Central Wiki, dove ho trovato varie cose interessanti che parlano appunto animali esistono nel mondo di Pokémon. A quanto pare sì, anche se è una specie di come si dice, una cosa non tanto voluta, però che alla fine è stata così perché ci sono varie prove. Allora, le prime immagini che si può vedere è, come vedete lì c'è un cane sull'immagine, un cane nel mondo reale in un disegno di un libro appunto di Pokémon. Poi, come si può vedere, c'è scritto molte cose interessanti. Vediamo nei giochi, per esempio, alcuni voci Pokédex menzionano l'esistenza di animali nel mondo reale, per lo più nella prima generazione. Quindi, per esempio, si dice che è visitato l'elefante indiano, poi ci sono degli insetti. Qui penso non ci sia scritto, ma l'ho notato io riguardando tutti gli episodi della prima stagione di Pokémon, che mi era piaciuto vederli, quindi li ho riguardati così, proprio è stato bellissimo. Ho visto appunto che c'era all'inizio Caterpie che cacciava, insomma, mangiava insetti piccoli, tipo piccole farfalle, piccoli insetti volanti comunque. Quindi, specie nella prima generazione, gli animali c'erano perché probabilmente, dato il poco, i pochi Pokémon, scusate il gioco di parole, c'era bisogno di mettere qualche animale, o per paragone, o semplicemente così per dare un po' di pienezza, diciamo, al mondo. Poi nell'anime vediamo allora. Sì, infatti, questa è la scena che mi ricordavo, non era carta prima, era PG8. Come vedete, il primo Pokémon catturato, che sarebbe il secondo episodio, se non sbaglio. Misty si spaventa alla vista di un Caterpie, poi eccetera, eccetera, eccetera. Riuscite dalla sua cattura, PG8 viene visto mentre mangia un verme. Infatti era proprio quello che mi veniva. Poi Ash col costume da mucca, poi i pesci nell'acquario della palestra, poi anche pesci tipo morti lì, il fossile, cioè no, il fossile, scusate, la lisca. Poi tutto potete leggere, magari fate un fermo immagini, potete leggere tutte queste cose interessanti. Intanto andiamo a vedere le immagini, molto interessanti anche queste. Scusate. Un gatto qua in un disegno, ma quello vabbè. Poi c'è Ash col costume, un pesce morde la coda. Poi questo è l'episodio più famoso che mi ha fatto un po' partire l'idea di fare questa puntata, ed è la mangusta famosa del fantasma della scogliera. Praticamente c'era questo spettro che si poteva trasformare in qualsiasi cosa, e la mangusta che nella verità insomma spaventa i serpenti, ecco. Quindi me la trovo la lisca. Anche questo mi ha fatto pensare dove Cabdups trova la sua preda, che è un pesce, insomma. Qui ecco. Vedete altre cose? Non parlo molto, vi faccio leggere perché questo sito è davvero molto interessante. Come vedete. Ecco, ci sono. Vedete qua, tipo toporani, topi, uccelli, la zona safari. Vedete quante cose sono. Quanti animali. Non è che succede una volta, può essere un errorino, magari. Secondo me è stato fatto apposta, anche se non ci voleva tanto perché era essenziale, magari per la storia. E questo è. E poi, facendo questo argomento, viene il dubbio. Molti dicono: ma cosa mangiano i Ash, i nostri eroi, diciamo? Tanti dicono: animali veri, no? Perché se mangiano Pokémon, poi i poverini Pokémon. Poverini poco, poverini anche gli animali che nella vita reale noi mangiamo. Però, se non sbaglio, in un episodio viene proprio detto che Magikarp è molto buono da mangiare. Infatti qui c'è un'immagine dove lui è pronto per essere mangiato. E vabbè, poi anche nelle descrizioni ufficiali di Pokémon si dice, per esempio, mangiano Pokémon, insomma, quindi anche gli umani mangeranno qualche Pokémon. Bene, spero che questa puntata vi sia interessato e iscrivetevi al mio canale, mettete un bel pollice in su e commentate. Ciao, al prossimo video!